Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy, más que nunca, un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace 2 años. Seremos juzgados por esto. Las nuevas generaciones se levantarán como jueces de nuestra derrota, si hemos hablado de la paz, pero no la hemos realizado con nuestras acciones entre los pueblos de la tierra. ¿Cómo podemos hablar de paz mientras construimos nuevas y formidables armas de guerra? ¿Cómo podemos hablar de paz mientras justificamos determinadas acciones espurias con discursos de discriminación y de odio? Sì, un saluto a tutte le amiche e gli amici a nome di Pax Christi per ricordare l'importanza di questo 22 gennaio, entrata in vigore del trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Papa Francesco, l'abbiamo sentito, lo ha sempre ripetuto: l'uso, ma anche il possesso delle armi nucleari è immorale. Su questo è stato categorico, l'ha ripetuto tante volte. Non possiamo che essere grati a Papa Francesco. Col trattato le armi nucleari non solo diventano immorali, ma diventano anche illegali. Certo, c'è ancora molto da lavorare, l'Italia non ha aderito, per questo chiediamo Italia, ripensaci, ne abbiamo sul nostro territorio. Ci sono ancora tanti motivi di preoccupazione e soprattutto c'è ancora tanto lavoro, ma sicuramente l'entrata in vigore a livello mondiale di questo trattato è un motivo di gioia, di festa, di speranza. Le armi nucleari non solo sono immorali, ma anche illegali.